Ladies and gentlemen, mesdames e messieurs, senhoras e damas, senhoras e senhores, signore e signori, sta per iniziare e va ora in onda. La 56esima puntata di The Rock Band Histories, la rubrica musicale a cura di e con Gianluca, che ci parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo. Qui su Saius Web Radio in www.saiuswebnetwork.it. Puntata in onda tutti i giorni dal lunedì 8 aprile 2013 alla domenica 14 aprile 2013, la numero 56, dicevamo, cioè la numero 10 dall'inizio di questa seconda stagione di quest'anno. E naturalmente sempre in onda alle ore 00, ovvero a mezzanotte, alle ore 6 del mattino, alle ore 12, cioè a mezzogiorno, ed infine con l'ultimo appuntamento della giornata in corso, alle ore 18, ovvero le 6 di sera. Quindi mi raccomando, non perdetevela, alle ore 00, alle 6, alle 12 e alle 18. Naturalmente, sempre rigorosamente, CET, orari italiani, set, Central European Time! Bene, carissimi amici web radio ascoltatori, naturalmente un benvenuti a tutti quanti voi, un ben ritrovati a quest'altra puntata di The Rock Band History, la terza dedicata agli AC/DC, questa strepitosa band di fama internazionale e planetaria, che naturalmente anch'io adoro, come tutte le altre di cui vi ho parlato nelle precedenti puntate che tra l'altro, come questa, sono sempre a disposizione se ve le perdete quando vanno in onda, del nostro sito in www.sciencewebnetwork.net. E quindi vi esorto ad andarvene ad ascoltare se qualcuno se la sia persa, volete farle riascoltare ai vostri amici, come tutte le altre nostre puntate di tutte le rubriche, trasmissioni e programmi che vanno in onda su Science Web Network, che è appunto Science Web Radio, e Science Web TV nel nuovo sito che il grande Science ed il mitico e preziosissimo Luca hanno ristrutturato per voi alla grande con tutto il palinsesto. Vi ricordo le nostre rubriche, naturalmente importantissime, a parte la mia, The Rock Band History, ci mancherebbe altro, non mi permetterei mai di esortarvi, no scherzo, è la solita trasmissione in diretta web dei lunedì sera, dove peraltro, vabbè, in queste settimane non mi troverete, però c'è sempre il grande Luca con il mitico Saiuz e magari anche qualcun altro a tenervi compagnia con gli ospiti che vi saranno per queste settimane, e poi le due chiacchiere con Saiuz e tutte le varie trasmissioni che stanno partendo e che partono, tra cui vi ricordo La Via del Cielo e della Terra, martedì sera, sempre a settimane alterne, nonché Liberi Orizzonti con Luisa e Melissa, questa trasmissione culturale davvero interessante, i mercoledì sempre, anche lì una settimana sì e una no. Le nostre casalle di posta elettronica info@science.com, gianluca@science.com, luca@science.com per contattarci, venire ospiti per qualsiasi cosa e richiesta. La pagina Facebook è Science Web Network, su YouTube è Science Radio e con Twitter @Saius. E riprendiamo con la storia dei mitici AC/DC, così da dove l'avevamo lasciata nella precedente puntata, appunto dove eravamo arrivati al 1976, in cui gli AC/DC, grazie a una lunga serie di esibizioni dal vivo, diventarono così una band davvero popolare in Australia, ma non nel resto del mondo, dove erano praticamente sconosciuti. E il 1976 fu importante perché gli AC/DC firmarono un contratto internazionale per la Atlantic Records, che comprendeva un lungo tour nel Regno Unito e poi nel resto d'Europa, in qualità di supporto a turno dei Kiss, degli Aerosmith e dei Blue Oyster Cult, oltre a date come headliner insieme ai Cheap Trick. Il primo album distribuito su scala internazionale fu una collezione di brani tratti da High Voltage e TNT,
intitolato esso stesso High Voltage, fu seguito dal breve tour britannico Lock Up Your Daughters, che ottenne un discreto successo tra gli estimatori del crescente movimento punk, forse più per l'atteggiamento, diciamo un po' così, ribelle ed irriverente del gruppo che per le loro naturalmente caratteristiche e affinità musicali davvero strepitose. E infatti la stampa britannica, quella musicale, li accomunò un po' questa così in maniera banale anche ondata di punk che all'epoca andava di moda, classificando così il gruppo in maniera categoricamente punk. E il disco successivo, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, uscì nel settembre del 1976 in versioni differenti a seconda della nazione di pubblicazione. Jailbreak, ad esempio, fu presente solo nella versione australiana, rimpiazzata da Rocker, originariamente presente sull'album TNT australiano, e sulle versioni internazionali. Dirty Deeds Done Dirt Cheap non sarà pubblicato negli Stati Uniti, pensate un po', fino al 1981, perché appunto la compagnia discografica non aveva ritenuto il sound del gruppo adatto ai gusti del pubblico americano. Davvero incredibile ed impensabile, se poi appunto pensiamo al grande successo strepitoso, però è ovvio che col senno di poi e la conoscenza della postuma naturalmente è tutto più facile. E se con la title track di appunto Dirty Deeds Done Dirt Cheap avevano raggiunto un altro futuro classico del proprio repertorio, si può affermare che con appunto Let There Be Rock del 1977 gli AC/DC trovarono proprio la loro dimensione eccezionale, liberandosi poi definitivamente di quelle sfumature, ma diciamo un po' così anche pop, ancora percepibili su parte degli album precedenti. E Let There Be Rock è un album molto grezzo e senza compromessi, che rivaleggia proprio la musica punk di quel periodo, un po' per impeto e un po' per immediatezza, pur non sacrificando le componenti rock and roll e blueseggianti caratteristiche del gruppo. E poi con Power Rage del 1978 avviene anche lì la grande svolta e conferma comunque dell'ottimo stato di forma del gruppo, ma il bassista Mark Evans venne sostituito da Cliff Williams, e comunque appunto l'album prosegue la, diciamo così, strada del successo aperta appunto da Let There Be Rock. E nel tour che ne seguì gli AC/DC registrarono il loro primo album dal vivo, If You Want Blood, You've Got It, all'Apollo Theatre di Glasgow in Scozia il 30 aprile del 1978. Il tour li vide anche per la prima volta sostenere il ruolo finalmente di headliner in molti paesi, e If You Want Blood, You've Got It ottenne il loro più alto piazzamento nella classifica inglese fino a quel momento, naturalmente piazzandosi al numero 13 della classifica britannica. E alla fine del 1978 gli AC/DC erano ormai un gruppo di culto nel panorama hard and heavy, sia nella loro nativa, chiamiamola così musicalmente, Australia, perché poi sappiamo che erano appunto originari scozzesi, sia poi anche in buona parte dell'Europa, e il loro logo era diventato uno di quelli più utilizzati per così adornare, diciamo, i giubbotti e le giacchette tra i fans della musica hard rock. Soltanto però, pensate un po', negli Stati Uniti sembravano ancora non aver trovato la loro presenza di naturalmente successo come nel resto d'Europa e del mondo e comunque dell'Australia. E Highway to Hell è l'album che uscì nel 1979, e appunto se fino al 1978 erano stati un gruppo, diciamo, apprezzato, però essenzialmente non di culto nel panorama musicale mondiale, appunto tutto cambiò nel 79 con Highway to Hell, come stavo dicendo, nel quale avevano raggiunto davvero una varietà e raffinatezza ai propri brani, senza comunque distaccarsi dalle proprie radici e dal proprio stile, veramente con un'elettricità ed un'energia sempre grandiosa. E con Highway to Hell gli AC/DC finalmente sfondarono per la prima volta nella top 10 inglese e nella top 20, cioè nella top 20 appunto statunitense. Il tour mondiale che ne seguì poi appunto all'uscita dell'album di Highway to Hell
li vide finalmente per la prima volta esibirsi come headliner per tutta la propria durata del tour. Vabbè, eccezione fatta per una data allo stadio Wembley in cui gli AC/DC si esibirono prima dei The Who nell'agosto del 1979. I The Who, altra mitica e storica band britannica di cui ho già parlato nelle precedenti puntate prima degli AC/DC, e durante una delle date del tour, precisamente a Parigi, il 9 dicembre del 1979, venne registrato il documentario concerto AC/DC Let There Be Rock, che ritrae la band in una delle ultime apparizioni con Bon Scott alla voce. E qui il tour mondiale si era da poco concluso e il gruppo si stava raccogliendo per trovare delle nuove idee e spunti per il loro nuovo album, quando la tragica notizia, purtroppo, il 19 febbraio del 1980, dove appunto nel giorno più tragico della loro storia, Bon Scott fu trovato morto a Londra all'interno di una Renault 5 di un amico. Anche se comunque permangono molti lati oscuri sulla sua vicenda, come spesso accade a parecchie rock star, secondo una versione ufficiale e anche la più accreditata, Scott fu vittima dell'ingestione di una quantità eccessiva di alcol e allo stesso tempo di una tragica e sfortunata serie di eventi e circostanze, naturalmente contestualizzati alla, appunto, assunzione di alcol in quantità un po' eccessiva. E dopo aver partecipato, si dice, ad una serata di bevute di whisky, Bon e il suo amico si diressero verso casa di quest'ultimo. Però, avendo notato che Bon si era addormentato ed era un po' troppo ubriaco per svegliarsi e dirigersi verso l'appartamento, l'amico di Bon Scott lo coprì con una coperta e lo lasciò in macchina. Quando però, 15 ore dopo, l'amico si svegliò e controllò la macchina, si accorse che Scott era ancora incosciente e lo portò di corsa all'ospedale di King's College. All'arrivo all'ospedale, però, Bon Scott era già deceduto. E la possibilità che Scott sia morto soffocato anche dal proprio vomito, appunto perché in uno stato di incoscienza causata dall'alcol non poteva rendersi conto, e come spesso accade, può capitare, e la possibilità anche e soprattutto che la temperatura oltremodo rigida di quell'inverno londinese gli abbiano causato una congestione, sono spesso citate come ipotesi sull'accaduto, ma naturalmente non compariranno mai nel verdetto ufficiale del medico secondo il quale il decesso di Bon Scott fu dovuto ad intossicazione acuta da alcol, e proprio nel momento in cui gli AC/DC trovarono il successo e la loro forma migliore, la morte di Bon Scott pareva aver concluso nel modo peggiore e più inaspettato la loro avventura e persino anche la loro carriera futura. Bene, cari amici, e anche per questa volta è davvero tutto con The Rock Band History. Purtroppo concludiamo questa puntata sugli AC/DC con un appunto nel 1980, dove avviene la scomparsa di Bon Scott, capitolo e pagina davvero triste della storia di questa grandiosa band. Ma l'appuntamento si rinnova per la prossima settimana con una nuova puntata di The Rock Band History su Sirius Web Network. Mi raccomando, stay on town here on Sirius Web Network, www.siriuswebnetwork.it. Ciao a tutti e grazie.